Mister Maio della Cinque Frondese, avete vinto un incontro che però si era messo male all'inizio. Vabbè, lo sapevamo, qui è un campo molto difficile dove giustamente loro si giocavano molte fette di un campionato e da molto che non vincono, però diciamo che piano piano siamo usciti fuori e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali dopo il pareggio di domenica. Sì, che siete la squadra migliore di questo campionato lo si è visto anche dal fatto che diciamo, siete riusciti ad uscire alla grande gestendo la partita poi con la vostra fisicità. I miei complimenti anche per il discorso che avete solo 6 gol subiti e ne avete subito oggi uno qui a Melito. Complimenti voi, diciamo, alla squadra della Melitese. Grazie, se poi ti faccio su 6 gol, abbiamo preso in tutto il campionato 4 in casa e 2 fuori casa, questo è il secondo gol preso fuori casa. Siamo usciti bene, abbiamo forse ci è pesata molto l'assenza di Papa Sidero, che è uno che ci fa giocare più in avanti e il gioco con gli attaccanti, però diciamo che i ragazzi siamo usciti fuori alla lunga contro una bella squadra che secondo me non merita la classifica che è in questo momento. La capolista ha sbancato il Mauro Simone, 2-1 il risultato finale, ma a parte le due traverse ci sono anche altre azioni sul nostro taccuino, ne parliamo con i dirigenti. Il signor? Sono il presidente della Cinque Frondese, il Giuseppe Bellocco. Abbiamo fatto una partita, siamo partiti un po' in sordina nel primo tempo, però alla lunga siamo usciti fuori e abbiamo, diciamo, legittimato questo successo che ci fa morale anche dopo il mezzo passo falso interno di sabato scorso, della scorsa giornata con l'Antoni Mina. Adesso possiamo guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni di campionato. Qui c'è l'ex assessore, l'amministrazione comunale comunque si è mossa, mi pare, con il tappetino e altre provvidenze a favore della Cinque Frondesi. Sì, diciamo che dopo un bel po' di anni abbiamo avuto l'opportunità anche noi di avere un bel campo con l'erbetta sintetica, quindi diamo più opportunità anche alla squadra di potersi esprimere, perché sia come dirigenza, insomma, stiamo facendo veramente grandi sacrifici per portare avanti una squadra di un certo livello che aspira comunque a vincere il campionato. Però se mi permette, io devo fare i miei complimenti alla squadra con cui abbiamo giocato oggi, alla dirigenza, alla Melitese, alla dirigenza, ai tifosi, veramente all'ospitalità in generale che ci hanno dato, e sicuramente ho visto una squadra, diciamo, formata grosso modo da tantissimi giovani, e credo che anche questa squadra abbia veramente grandi possibilità di crescita. Ancora è presto per parlare del prossimo campionato, noi pensiamo ad affrontare un girone di ritorno, speriamo, come abbiamo affrontato questo di andata, che ci poi consente di raggiungere questo sogno della prima categoria, poi penseremo al campionato futuro. Mister Tripodi, avete ricevuto i complimenti della Cinque Frondese, ma non bastano per portare a casa neanche un punto. Sì, no, ringrazio gli amici di Cinque Fronde, che peraltro devo fare i complimenti perché hanno una buona squadra, e però ti devo anche dire che noi non siamo da meno, abbiamo... Ancora paghiamo le conseguenze di quella maledetta partita con il Lazzaro, dove da una partita vincente siamo riusciti a perderla, quindi abbiamo avuto delle conseguenze, cioè tre partite dove ti dico che forse meritavamo di fare 9 punti e usciamo con un punto soltanto. E le nostre aspirazioni erano quelle di fare i playoff, di arrivare nei primi 5, e adesso è un po' complicata, però tenteremo il tutto per tutto. Salvatore Ida, che ha ricoperto e ricopre tutte le cariche e gli incarichi. A me dispiace solo che oggi abbiamo giocato una bella partita contro la prima in classifica e non ce ne va bene una. Siamo stati anche sfortunati. Io non voglio parlare male degli arbitri perché sono ragazzi e via dicendo, però non è possibile che abbiamo ricevuto 8-9 ammonizioni e di più e loro soltanto una. Ripeto, abbiamo giocato contro la prima classifica, onore a loro, ma onore ai miei ragazzi, veramente hanno giocato con tutta la caparbietà che il mister ha chiesto negli spogliatoi.